Siamo qua da Monte Giorgio per questa prima gara, la prima prova di campionato italiano flat track con la prima semifinale. Abbiamo assistito a delle fasi qualificanti thrilling con una brutta caduta veramente di Vesprini in pieno rettilineo, ma per fortuna niente di fatto per nessuno. Vesprini riprende regolarmente il via, cazzutissimo, ha dovuto rimettere un po' a posto la moto, ma fisicamente tutto ok, per fortuna, perché il botto è stato veramente brutto. Contatto con Marzotto. E intanto partono! Partenza! E abbiamo in prima posizione già Vesprini con Monti che se la giocano sul rettilineo. Già cattivissimi al primo giro, queste gare sono molto lungo di Monti giù in fondo alla staccata, perde il primato, ma si ributta sotto a manetta con Vesprini all'esterno. Terza posizione per il numero 40 Buzzi, e intanto caduta. Per fortuna non si è fatto, sembra non si è fatto nulla, c'è da sbandierare perché il pilota è rimasto. Sbandiera! Oh! Attenzione, momento, viene sfiorato il pilota dai piloti che seguono. Per fortuna ci ha fatto un po' preoccupare lo sbandieratore, l'aveva presa un po' alla carlona. E si riparte con la qualifica, anzi con la semifinale, qui dall'ippodromo di Monte Giorgio, impianto stellare, lo ribadiamo perché è bellissimo, creato appositamente per i cavalli, ma in questo caso ospita altri cavalli più numerosi. Si riparte, e intanto il numero 5 è uscito indenne, anche se dolorante. Ripartiti, ce li abbiamo qui sempre con Vesprini, e poi attenzione al numero 40, parliamo di Buzzi che insidia le prime posizioni. Vesprini sembra allungare un pochettino, e intanto Buzzi non molla, e Monti, terza posizione, cerca di controllare, ma attenzione perché Monti prova, ma da dietro subisce l'attacco di un altro pilota, mentre Vesprini tranquillamente mantiene la prima posizione. E intanto Buzzi con Monti e Moschini che si contendono la seconda piazza a sportellate.
bella questa semifinale. Vesprini tranquillo, Monti pure seconda posizione e arriva Moschini che passano entrambe. Buzzi che ora si vede relegato in quarta posizione, ma attenzione a Moschini che ci prova con Monti. E intanto Vesprini, Monti, Moschini, Buzzi. Prima semifinale è andata. E intanto sono scivolati stasera, pista un pochettino scivolosa per via forse di questa umidità che rende particolarmente viscidi i tratti lucidi. L'ambulanza è intanto già pronta a prestare soccorso ai piloti caduti. Sono toccati in due, speriamo che non si siano fatti niente. E intanto andiamo su Massimiliano Andreotti, sconsolato con la sua moto ammutolita, probabilmente un guasto tecnico per lui. E intanto uno dei piloti caduti, si tratta del numero 98, Lucas Nicolas Foresti, tante S per questo pilota. Andiamo a gustarci questa seconda semifinale, riconosciamo tutto il Freccia Team, dentro c'è Teo Monticelli, Diego Monticelli, Porfiri, poi abbiamo riconosciuto Maurizio Lucarini. E poi arriva Marzotto, che sicuramente è uno di quelli accreditati per la vittoria, anche vittoria finale, visto che l'anno scorso si è portato a casa bottino ricco. Ha vinto. Prima ci ho avuto questo contatto con Vesprini, che è scaturita una caduta spettacolare in pieno rettilineo. Ricordiamo a chi ci segue che questo è flat track, in questo rettilineo di questo ovale lungo di Monte Giorgio possono raggiungere anche i 140 km orari, quindi non è uno scherzo cadere. E intanto partono! Vediamo la prima curva, chi spunta? Ci abbiamo subito la sagoma di Marzotto con Belli subito dietro attaccato, e tutto il Freccia Team che prova a tenere la scia. E intanto attacco di Belli all'interno, ma Marzotto non ci sta, traiettoria larga per lui. E infatti è un bravo interprete di questo ovale di Monte Giorgio, Marzotto, con le sue traiettorie molto larghe ma molto veloci. E intanto Belli deve guardarsi dall'attacco di Teo Monticelli, che all'interno prova ad avvicinarsi, rimane in terza posizione. Ricordiamo che Belli si tratta di un pilota che ha vinto un europeo anche, quindi non è un pilota che sulla moto propriamente non ci si tiene. E intanto Marzotto, traiettoria larga per lui, ultra veloce con Belli e Monticelli. Inquadriamo Teo che, pur essendo super motardista, interpreta molto bene questa disciplina del flat track, con un terzo posto tra gente che il gas glielo dà a palate. E intanto ancora qui Marzotto prende il largo con Belli, seconda posizione, traiettoria interna invece per Monticelli. Poi c'è Diego che se la lotta per la quarta posizione, parliamo del fratello di Teo, anche lui impegnato nell'europeo super motard. Ma Marzotto, cannibale, non lascia spazio agli avversari, si è mangiato tutti, Belli compreso. E intanto le posizioni cominciano a definirsi, e ancora comunque Monticelli in lotta con Porfiri, quindi una lotta completamente in casa.
tra compagni di squadra, anzi tra team manager e pilota. Quindi ancora ancora questo è e vince comunque Marzotto. Bel wheelie per lui, bel manico, riconferma la sua velocità con Belli. E poi abbiamo il numero 65 che è Porfiri, e ci siamo sbagliati tutta questa, e invece i fratelli Monticelli se la sono giocata. Vabbè, capita, disciplina nuova, ogni anno ci sono degli elementi nuovi e ogni anno facciamo sempre le nostre belle cappelle in termini di telecronaca. Ma arriviamo alla finale, occhi puntati su Fabrizio Vesprini, pilota di Monte Giorgio, ragazzo di oltre 45 anni, ma un evergreen velocissimo sull'impianto di casa. Ma attenzione a Marzotto, Belli e anche Moschini, Porfiri anche, che potrebbe essere della partita. È una finale tiratissima, devo dire che Vesprini l'ho visto sicuro di sé, sicuramente Marzotto è l'avversario più pericoloso per il pilota locale, e tutti pronti alla partenza. Serata umidissima, c'è un'umidità terribile, dà veramente fastidio. Quindi Thomas Ascani scandisce la partenza di questa finale e partono. Attenzione, perché c'è Belli che prende subito il comando delle operazioni. Sarà una finale veramente tirata alla morte. Marzotto prova l'attacco, ma Belli mantiene la testa del gruppo, e intanto si incrociano pericolosamente con Vesprini, seconda posizione. Monti è della partita. All'interno, tutto interno, c'è anche Moschini che si fa vedere nelle prime posizioni. Attenzione, perché Belli non molla il comando. Belli ancora al comando, a manetta. Vesprini si butta dentro con Marzotto, Monti, Marzotto interno, prova su, e intanto soffia a Monti la terza posizione e si mette alle spalle di Vesprini. E intanto Belli ha fatto una bella pretattica, perché ecco Belli, errore di Belli, uscita velocissima di Vesprini all'esterno. Vediamo la velocità delle moto, Zaeta contro Fasciani, e intanto Marzotto si mette all'interno, manovra eccezionale del pilota veneto, passa in seconda posizione, soffia la posizione a Vesprini che si ributta dentro. Attenzione Vesprini su tutte e due. Bellissima, bellissima finale. Arrivano, passano tutti esterno, e Marzotto, Belli, Vesprini, Marzotto in testa, Vesprini tutto interno. Attenzione, Vesprini è particolarmente veloce alla staccata in fondo. Mamma mia, ci lascia con il cuore in sospeso. Ultimo giro, arriva l'ultimo giro, e intanto se la giocano, se la giocano. Non è come l'anno scorso. Ancora Marzotto, Vesprini tutto dentro, Marzotto fuori. Attenzione, perché ci prova sicuramente Vesprini alla staccata giù in fondo, si gioca tutto. Ma Marzotto è bravo, è bravo, ma esce largo. Ancora un giro, mamma mia, mamma mia. Ecco che attacca Vesprini,
Attenzione Vesprini su Marzotto, ce lo fa, ma Marzotto all'esterno è veloce, replica sul rettilineo, è un duello mozzafiato tra i due. Vesprini ancora attacca, interno, una battaglia epica veramente. E Vesprini sul traguardo all'ultimo giro, l'ultimo giro, Vesprini è davanti. Fabrizio bravissimo, ha guidato veramente da Dio, ma Marzotto riattacca Vesprini all'esterno molto veloce, ha solamente questa curva Marzotto per poter attaccare Vesprini, ma Vesprini chiude bene la porta. Bandiera a scacchi con Fabrizio Vesprini, vincitore, bravissimo. Seconda posizione per Marzotto, terza posizione per Marco Belli. Una gara veramente incredibile, bellissima. Venite a vedere il flat track ragazzi, perché è uno spettacolo incredibile quando ci sono queste gare. Ti lasciano veramente con il cuore in sospeso. Bravi tutti quanti. Marco Belli, qua c'avevi già trionfato qui a Monte Giorgio. Sì, ma l'ultima volta che sono stato qua sono andato via in ambulanza. Quindi diciamo molto molto contento. Facci sapere. No, adesso quest'anno non le ho ancora collaudate, non ho intenzione di collaudarle. Basta una volta. Direi che ho già dato. No, contentissimo. Partenza in testa fondamentale, perché dietro, come hai visto, sono aggressivi da far paura. Non avevo tante carte da giocarmi perché è abbastanza stanco e ho provato a dare tutto nei primi giri, sono stato lì il più possibile, poi ho Ubi Maior, Minor Cessate, quindi no ma ci sta, ti dico, sono comunque contento di questo podio. Comunque la terza posizione che ti fa sperare per il campionato. Assolutamente, la prima gara, quindi tutto apertissimo, gas a manetta, vediamo. Ti sei divertito? Tantissimo, bene così, bellissimo. E noi sì. Qui nelle Marche ti apriamo sempre le braccia, ti diamo sempre sì, il benvenuto, sei una persona pubblico fantastico. Molto caloroso, è sempre bello venire a correre qua in zona e appena possibile ci torniamo. Vieni quando vuoi. Assolutamente. Ci vediamo alla prossima. Ciao. E siamo qui con Marzotto. Scusami se interrompo. Un bacio. Un bacino te lo devi dare assolutamente. Allora, l'anno scorso avevamo lasciato Marzotto campione, ma quest'anno hai trovato un Vesprini veramente incazzato nero. T'ha reso la pariglia, dai. No, Fabrizio va sempre forte. In tutte le piste, qua in particolar modo la conosce meglio di tutti noi, e abbiamo un po' bisticciato nei primi giri, ho visto che tra l'altro devono essere stati interessanti tiratissimi per chi guardava. Poi quando sono riuscito a passare davanti, purtroppo la pista si era già pulita all'esterno, mentre i primi giri era già più consistente, e i problemini che avevo, o grossi problemi, ma non voglio andare in cerca di scuse, diciamo di poco grip al posteriore, hanno fatto sì che Fabrizio recuperasse soprattutto da centro curva in poi, e ci ho rimesso. E ci ho rimesso, vabbè, però un bel secondo posto che anche perché ero quarto al secondo terzo giro, ho fatto veramente una gara eccezionale, una da quarto a primo e poi gli ultimi due giri. Ma lì che ci si gioca. Avrai modo di rendere la pariglia al prossimo appuntamento, che è a Terenzano per l'italiano e in Finlandia per il mondiale. Ti piace la però, pista? Questa? Terenzano. Terenzano, sì. No, è una bella pista, molto più piccola. Ti vendicherai. Vendetta, speriamo di rifarci. Ultimamente. Sì, sì, sì. Va bene, intanto complimenti grazie. Per la gara, sei stato bravissimo. Grazie veramente. Fabrizio Vesprini si porta a casa il coppone finale. Te l'avevo detto Fabrizio, ti vedevo very confident. A parte quel crash della miseria che ti sei fatto, quindi maggior onore, ti sei portato a casa una vittoria con grande caparbietà. Ci hai fatto veramente urlare dagli spalti perché te la sei giocata fino all'ultimo metro. Bravo però. No, è stata veramente una gara difficilissima. Sapevo di soffrire perché abbiamo la moto che non è proprio a posto, però ci stiamo lavorando e sapevo che c'era da soffrire molto. Comunque in finale ho dato il massimo, proprio più di così non potevo.
credevo di arrivare secondo o terzo, però ce l'ha fatta veramente, sono felice. Alla fine ti sei aggrappato a tutte le forze, una bella vendetta sportiva nei confronti di Marzotto che l'anno scorso insomma ti aveva portato via il primato qui a Monte Giorgio, casa tua. Sì, lui è molto veloce, anche oggi l'ha dimostrato, quindi è un ragazzo molto molto forte. C'è maggiore gloria nel, nella vittoria, a battere gli avversari quando non sono forti non c'è gloria per niente. Però adesso, prossimo appuntamento. Adesso andiamo avanti perché sabato correremo la prima gara dei mondiali in Finlandia, quindi ci saranno 3-4 ragazzi italiani, poi tutti gli stranieri molto forti, e poi adesso via via tutti i weekend abbiamo gare tra campionato italiano e mondiale. Va bene, quante tappe nelle Marche quest'anno? Nelle Marche qui a Monte Giorgio 3, perché ne faremo un'altra di campionato italiano a luglio e la finale della Coppa del Mondo ad ottobre. Quindi speriamo in un meteo più clemente, un pochino più caldo. Peccato oggi che ha piovuto, è venuta poca gente, però è stato. C'è stata sempre una bella rispondenza, qui sei molto amato e si è visto anche gli striscioni. Comunque, tanti complimenti, parti bene questo campionato, punti bene a vincere questo campionato italiano e noi ti facciamo i nostri migliori in bocca al lupo. Grazie, non sarà facile, comunque andiamo avanti e grazie anche a voi Piste delle Marche. Grazie mille. E in questa serata fredda di giugno ci abbiamo qui Romina Fabi, che è presidentessa della società Traverso, società sportiva che organizza campionato italiano e una prova di Coppa del Mondo di flat track. Allora Romina, quest'anno come si binocola questo bel campionato con queste gare mozzafiato? Questa di Monte Giorgio è stata veramente un inizio col botto, veramente una gara eccezionale. Sì, è stata una gara bellissima che ci ha tenuto veramente col fiato sospeso. E più anche forse delle altre volte, no? Con tutte le cadute eccetera, quindi sti ragazzi sono stati veramente veramente bravi. Poi Fabrizio stasera proprio penso che abbia dato il massimo di se stesso, 130%. Complimenti, un abbraccio alla moglie, che va bene, è normale insomma quello che è successo, un po' di apprensioncino. E beh, è normale, sì. E niente, questa è stata la prima gara, la prima tappa, poi andremo a Terenzano, Badia al Calavena e Villanova di Albenga e poi ritorneremo qui altre due volte, una volta a luglio e una volta ad ottobre. Bene, riportate il flat track ad alto livello qui nelle Marche ancora e questo ci fa assolutamente piacere. Assolutamente, riporteremo anche una tappa di Coppa del Mondo sempre qui a Monte Giorgio. Quindi una annata sicuramente strepitosa, invitiamo tutti gli utenti e tutti i ragazzi che ci seguono a venire a vedere il flat track perché sicuramente non si annoiano. Assolutamente no, penso che l'abbiamo dimostrato. E già stasera sì, alla grande. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Posizione.